Paolo Santoro, partiamo da che cosa sono le Girl Geek Dinners. Le Girl Geek Dinners sono un'associazione di donne entusiaste per i nuovi media e per le tecnologie che cercano di promuovere degli eventi offline e online al fine di dare una visibilità a quelle realtà femminili che lavorano nell'information technology, nei nuovi media, quelle donne che usano la tecnologia e i nuovi media nella vita privata, nel lavoro e per tutti gli usi necessari per poter condividere, creare contenuti relativi appunto alla tecnologia. Se non sbaglio, un'iniziativa che nasce fuori dall'Italia e che è stata importata in Italia. Innanzitutto, che risposta avete voi che lavorate su Roma rispetto al mondo delle aziende, del corporate, dei vostri interlocutori? E in secondo luogo, se hai un termine di paragone rispetto a quello che succede all'estero? Sì, qui a Roma noi abbiamo una risposta molto, molto forte, perché comunque Roma è una città molto attenta alle nuove tendenze nell'ambito della tecnologia, è una città molto attenta anche alle possibilità di innovazione che ci sono sul territorio, e questo è quello che facciamo noi, cerchiamo di dare voce proprio alle realtà del territorio che lavorano attivamente su Roma. Rispetto anche agli altri territori, al territorio italiano, stiamo cercando non solo di appunto valorizzare il nostro, ma anche di creare una sorta di unità a livello italiano, quindi ci proponiamo presto di creare anche grossi eventi insieme anche alle altre GGD di tutta Italia. Quindi tu hai detto speriamo presto, avete dei progetti già definiti per il 2011 oppure state ancora lavorando a un'agenda? Ci stiamo lavorando, siamo molto fiduciosi che questo si possa fare proprio per dare quella, come dire, riconoscibilità alle donne in un ambiente prevalentemente maschile. Che tutto questo chiaramente non lo vogliamo fare in chiave femminista, ma in chiave collaborativa, quindi sia con realtà femminili di ogni territorio, sia anche con realtà dove gli uomini sono attivi e sono i nostri primi collaboratori. In effetti te lo stavo per chiedere, ti sembra, anche parlando con i tuoi colleghi che portano avanti iniziative simili o complementari alla vostra, ma sono uomini, che voi abbiate più difficoltà? Sì, è chiaro, è ovvio che noi dobbiamo lavorare molto di più sulla nostra credibilità, questo lo facciamo costantemente tutti i giorni monitorando la rete, perché quello che vogliamo restituire ai nostri interlocutori è proprio la credibilità, e questo lo facciamo attraverso una sorta di onestà intellettuale in tutto ciò che organizziamo e che facciamo, e anche con le persone con cui ci relazioniamo. Ultima cosa, scusami, che tu abbia notizia, questa stessa difficoltà ce l'hanno anche le vostre colleghe che lavorano in altri paesi europei o è soltanto una cosa tipicamente italiana? Beh, in Italia sicuramente di più rispetto ad altri paesi, questo ormai non è una cosa che dico io, è una cosa riconosciuta, però credo che in Italia si stiano facendo già dei passi avanti e credo che noi possiamo dare in qualche modo anche il nostro piccolo contributo. Grazie mille. Prego, ciao.